Siamo occupati di legami che si formano fra atomi della stessa specie, abbiamo detto due atomi di idrogeno, due atomi di ossigeno, due atomi di azoto, ma vediamo che cosa succede quando gli atomi coinvolti nella formazione di un legame, e ve lo posso anticipare già da adesso, parliamo ancora di legame covalente, sono due atomi diversi. Ad esempio andiamo a vedere che cosa succede quando gli atomi coinvolti nella formazione del legame sono uno l'atomo di idrogeno e un altro l'atomo di cloro. Allora, come oramai avrete capito, quando parliamo di legame chimico, per capire bene che cosa succede, la prima cosa che dobbiamo andare a fare qual è? Andarci a costruire la computazione. Benissimo. Quindi ci sta una buona parte di voi che mi segue, grazie a Dio. Subito buona, meno male. Allora, abbiamo detto idrogeno e cloro. L'idrogeno abbiamo detto che ha Z uguale 1, quindi la struttura elettronica dell'idrogeno è 1S1. Il cloro, simbolo è Cl, Z uguale 17. Costruiamoci questa struttura elettronica. 1S2. E siamo a 10. Succederà tra questi due atomi? Abbiamo praticamente che all'atomo di idrogeno manca un elettrone per andare a completare il suo livello energetico più esterno, all'atomo di cloro manca un elettrone per andare a completare il suo livello energetico più esterno. Per cui, quando si andrà a formare un legame tra questi due atomi, questi andranno a condividere una sola coppia di elettroni. Se come al solito vogliamo, diciamo così, andare a costruire i simboli elettronici che sono abbastanza istruttivi, diciamo, io quella là di andare a portare i simboli elettronici non la vedo come una complicazione per lo studente, dico, ci faccio imparare una cosa e chiudi così esci tutto meglio all'esame. No, mi sembra una cosa, diciamo, che permette di capire meglio questo capitolo molto importante del legame chimico. Dunque, il simbolo elettronico dell'idrogeno è questo. Il simbolo elettronico del cloro è questo qui. Vedete, qui ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elettroni. Dobbiamo andare a sistemare questi 7 elettroni. Quelli là in S li mettiamo qua, quelli là nel 2PX li mettiamo qua, quelli nel 2PY li mettiamo qua, quello nel 2PZ lo mettiamo qua. Quindi quando si forma la molecola di acido cloridrico, vabbè, gli ho detto il nome di questo composto acido cloridrico, ci sarà una lezione in cui io vi presenterò tutti i composti chimici, vi presenterò le regole per la nomenclatura e chiaramente andremo a capire perché si chiama acido cloridrico questo qui. Verrà essere H, questo è il suo elettrone, e poi ci andiamo a mettere l'atomo di Cl con i suoi 7 elettroni, quindi Cl sta qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Questa è la molecola di HCl. Ovviamente, come sempre, quando questi due atomi di idrogeno e di cloro vanno a condividere una coppia di elettroni, la coppia di elettroni che viene condivisa, ognuno dei due elettroni perde l'identità di elettrone originariamente appartenente all'atomo di idrogeno, elettrone originariamente appartenente all'atomo di cloro, e possiamo, diciamo così, più congruamente andare a presentare la struttura elettronica della molecola di acido cloridrico così. Vi ripeto, quella là di andarla a disegnare così è solo un espediente didattico. Capite che significa espediente didattico? Cerco di essere capito più rapidamente e meglio. Diciamo che questa non è proprio una cosa correttissima che ho fatto, però
diciamo, io preferisco a volte rinunciare a un pochino di formalismo per essere più chiaro ed essere compreso bene. Poi chiaramente dico bene dov'è che sono stato impreciso e spero che così di essere seguito dal massimo numero possibile di studenti. Quindi la molecola dell'acido clorilico, se vogliamo andarla a vedere, possiamo anche andarla a vedere così, possiamo anche, diciamo così, smettere tutti quanti dei trattini così per fare capire che qui ci sono tutte quante delle altre coppie di elettroni. Oppure la formula brutta viene a essere questa. Diciamo che queste qua vi fanno capire che comunque esiste soltanto una coppia di elettroni di legame fra l'atomo di cloro e l'atomo di idrogeno. Quando però gli atomi che sono coinvolti nella formazione del legame covalente sono diversi, sorge un nuovo problema che fino adesso non abbiamo ancora affrontato. Qual è questo problema? I due atomi sono diversi, quindi essendo due atomi diversi hanno caratteristiche diverse. Tra le varie caratteristiche che hanno i vari elementi esiste quella che potremmo chiamare, diciamo così volgarmente, quanto gli piacciono gli elettroni. Questo quanto gli piacciono gli elettroni, andando a chiamare chimicamente parlando, si chiama elettronegatività o anche affinità elettronica. L'affinità elettronica, se vogliamo andarla a definire da chimico vero, non da chimico pezzottato, è quella là, è praticamente l'energia che viene sviluppata quando un atomo cattura un elettrone. Chiaro? L'affinità elettronica viene misurata in certe unità Pauling che non vi vado nemmeno a definire perché mi sembra un inutile, diciamo così, appesantimento delle conoscenze che dovete riprodurre in sede d'esame. Diciamo che è un valore che varia da 1 a 4 unità Pauling, 4 sono quelli che gli piacciono moltissimo gli elettroni, 1 sono quelli invece che gli elettroni lo schifano. Allora, cosa volevo dire tornando a, diciamo così, al discorso che stavo facendo? Essendo il cloro e l'idrogeno due atomi diversi, manifestano una, diciamo così, un piacere di avere elettroni diverso. In effetti al cloro gli elettroni piacciono di più che all'idrogeno. Il risultato quale viene a essere? Il risultato viene a essere che la coppia di elettroni di legame non è perfettamente condivisa, bensì mediamente nel tempo staziona per un tempo superiore dal lato dell'atomo più elettronegativo, cioè dal lato dell'atomo a cui gli elettroni piacciono di più. Chiaro? Quindi il legame non si dice covalente puro, perché covalente puro quando la coppia o le coppie di elettroni di legame sono perfettamente condivise. Si dice che è un legame covalente polare, a significare che la coppia di elettroni di legame non è perfettamente condivisa e che mediamente nel tempo staziona per più tempo dal lato dell'atomo elettronegativo piuttosto che dal lato dell'atomo meno elettronegativo. Questo fatto qui non resta senza conseguenze. Perché? Perché praticamente nella molecola dell'acido cloridrico HCl si può registrare una parziale separazione di carica elettrica. Cioè il fatto che sul lato dell'atomo di cloro la coppia di elettroni di legame permanga un tempo più lungo che sul lato dell'atomo di idrogeno, abbiamo visto. Quindi torniamo a queste cose qua. Dicevo, ragazzi,
la coppia di, il fatto che la coppia di elettroni legati permanga mediamente nel tempo per più tempo da parte della, dalla parte dell'atomo più elettronegativo non resta senza conseguenze. Cioè si può registrare da parte dell'atomo di cloro un cumulo di carica negativa, così come pure sull'atomo di idrogeno si può registrare un accumulo di carica positiva. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la molecola di cloruro di idrogeno, altrimenti detto acido cloridrico, si presenta come un dipolo. Cioè dipolo che vuol dire? Vuol dire che da un lato c'è un accumulo di carica negativa e da un lato c'è un accumulo di carica positiva. La polarità di una molecola è, diciamo così, una proprietà che viene misurata con, tramite il vettore momento dipolare, perché la polarità è una grandezza tipicamente vettoriale. Perché tipicamente vettoriale? Perché è caratterizzata da uno scalare che è il modulo del vettore, ma è caratterizzato anche da una direzione e da un verso. La direzione è quella là praticamente che, nel caso della molecola di acido cloridrico, che va dal nucleo dell'atomo di idrogeno al nucleo dell'atomo di cloro, perché mi sembra praticamente che il vettore momento dipolare si indichi così, con la freccia che va verso l'atomo più elettronegativo. Di questo non ne sono sicuro, però non è un fatto molto importante. E la grandezza momento dipolare si indica con la lettera greca delta. È chiaro? Come vedremo, questo fatto qui che la molecola di acido cloridrico, diciamo, che il legame che tiene unita la molecola di acido cloridrico è polare, non resterà senza conseguenze, soprattutto per quanto riguarda le proprietà fisiche di queste sostanze. Ci torneremo fra poco. Va bene? Mi avete seguito in quello che ho detto fino adesso? Benissimo. Adesso facciamo un altro paio di esempi di legami covalenti che si realizzano praticamente fra atomi diversi. Abbiamo detto idrogeno e cloro, adesso facciamo idrogeno e... Vediamo chi lo indovina, quale elemento scelgo. Come? Ossigeno, ecco qua. Allora, abbiamo detto... La carica, il numero atomico dell'idrogeno è 1. Cioè 1S1. Il numero atomico dell'ossigeno è 8, quindi struttura elettronica è 1S2. 2S2, 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, simboli elettronici, l'idrogeno è questo, simbolo elettronico dell'ossigeno è questo qui. Questi sono i due elettroni S, questi sono i due elettroni in PX, questo è l'elettrone in PY e questo è l'elettrone in PZ. Allora, praticamente, quando idrogeno e ossigeno si legano fra di loro per formare la molecola di quel composto che si chiama acqua, che cosa succederà? Dunque, se si forma un legame covalente fra idrogeno e ossigeno, noi che cosa abbiamo? Abbiamo praticamente che l'atomo di idrogeno riempie completamente il livello energetico 1S, per cui assume la struttura elettronica dell'elio, quindi l'atomo di idrogeno ha, diciamo così, ha esaudito tutti i suoi desideri. L'atomo di ossigeno invece passa da 6 elettroni nel livello più esterno a 7 elettroni, ma a 7 elettroni non è che abbiamo guadagnato granché in fatto di stabilità. Se noi vogliamo una buona stabilità della struttura, gli elettroni quanti devono diventare in questo livello energetico? 8. E allora, se l'atomo di idrogeno vuole 2 elettroni, ne ha 6, deve arrivare a 8, ha bisogno di 2 elettroni, e ogni atomo di idrogeno gliene dà 1, quanti atomi di idrogeno si legheranno
a ogni atomo di ossigeno per dare origine all'acqua? 2. Ecco il motivo per il quale il rapporto di combinazione idrogeno-ossigeno nell'acqua è H2O. Ripeto, questo secondo me è un fatto molto molto importante, perché molta della diciamo dell'antipatia, dell'avversione che gli studenti hanno per la chimica è perché quando la fanno al liceo, spesso i professori di liceo non riescono a fargli capire il motivo per il quale l'acqua è H2O, non è H3O o HO. Invece è una cosa abbastanza semplice. In effetti, tenendo presente la regola dell'ottetto, cioè che le specie coinvolte nella formazione di un legame chimico tendono a riprodurre la struttura elettronica o del gas nobile che li segue o del gas nobile che li precede, potete, diciamo, spiegare un grandissimo numero di composti chimici. Diciamo che questo numero di composti chimici ve lo amplierò ulteriormente, perché alla fine di questa lezione vi parlerò del superamento della regola dell'ottetto, e non coinvolti, diciamo così, non coperti da queste definizioni qua, resteranno solo alcuni pochissimi composti pazzi, tipo praticamente l'ossido d'azoto NO, che è un composto che ha numero di elettroni nel livello più esterno dispari, che è una stranezza grandissima e la cui esistenza può essere spiegato solo tramite quella teoria dei legami degli orbitali molecolari che non facciamo in questo corso. Quindi con le conoscenze che vi darò in questo corso voi sarete in grado, diciamo, di spiegarvi i rapporti di combinazione di quasi tutti i composti che esistono. Sfuggiranno alle regole che io vi darò soltanto pochissimi composti un po' pazzi, chiamiamoli così. Vi ripeto, per i quali la teoria del legame di valenza che vi sto presentando non è sufficiente. Ma ce ne sono veramente pochi. Chiaro? Allora, quindi, per vedere come si forma questa molecola d'acqua, noi che cosa avremo? Scriviamo, questa è la struttura elettronica dell'atomo di ossigeno, vedete? Gli atomi di idrogeno dove si andranno a mettere? Uno si va a mettere qua e un altro si va a mettere qua. Va bene? Quindi il rapporto di combinazione della molecola d'acqua sarà praticamente H2O. Chiaro? Adesso, anche in questo caso qui della molecola d'acqua, abbiamo praticamente che i legami che si formano, i legami covalenti che si formano nell'ambito di questa molecola sono dei legami covalenti polari. In effetti l'ossigeno è molto più fortemente elettronegativo, alias gli piacciono molto di più gli elettroni di quanto non piacciono all'idrogeno. Quindi questo che cosa significa? Significa che la coppia di elettroni di legame mediamente nel tempo permane per più tempo dal lato dell'atomo di ossigeno, e quindi questi legami avranno carattere covalente polare. Va bene? Ci sono problemi? Adesso andiamo un pochettino a rappresentare un po' meglio questa molecola. In effetti, nella prossima lezione che faremo domani, noi vedremo che la molecola di A dell'acqua è fatta così, vedete? Qui sta l'atomo di ossigeno. Qui ci sono i due legami con i due atomi di idrogeno e che l'angolo che forma questi due legami e l'angolo di idrogeno è circa di 104 gradi. Come esce quest'angolo di 104 gradi lo vedremo domani, non vi posso dire tutte quante le cose insieme. Adesso che cosa invece mi preme dimostrarvi? Mi preme dimostrarvi il fatto che, guardate, si può andare, diciamo così, a definire un vettore momento dipolare per questo primo legame covalente polare tra l'ossigeno e questo atomo. Poi si può andare, diciamo così, a denotare questo secondo vettore momento dipolare per questo altro legame. Va bene? Adesso, per vedere globalmente come si andrà a comportare dal punto di vista della polarità la molecola d'acqua, dobbiamo effettuare questa somma vettoriale. Per effettuare questa somma vettoriale, che cosa si deve fare?
si devono andare a scomporre i due vettori. Ovviamente questi due vettori sono perfettamente uguali, perché chiaramente c'è come modulo, perché sono, è lo stesso legame. Dobbiamo andarli a, come si dice, a scomporre nelle loro componenti secondo gli assi cartesiani. Adesso queste due componenti qua, queste e queste, sono, vanno in versi opposti, quindi queste si cancellano fra di loro. Queste due invece hanno la stessa direzione, per cui si sommano fra di loro. Per cui praticamente, vedete, il vettore momento dipolare si indica in questa maniera qui, perché è la somma di questi due vettori momenti dipolari qui. In effetti il centro delle cariche negative coincide con l'atomo di ossigeno, il centro delle cariche positive si trova perfettamente a metà strada fra i due atomi di idrogeno. Pertanto anche la molecola d'acqua si presenta come un dipolo permanente ed è dotata di momento dipolare permanente. La molecola dell'acqua è, come quella dell'acido cloridrico, è una molecola fortemente polare. Va bene? Problemi? Posso andare? Facciamo un altro esempio. Ve ne devo fare altri due di esempi, poi dopo passeremo a parlare del legame ionico. Allora, quale elemento piglio adesso? Secondo voi? Vabbè, non lo potete intuire, l'azoto. L'azoto che abbiamo detto H tiene Z uguale 1, quindi struttura elettronica 1S1, e l'azoto che tiene struttura elettronica Z uguale 7, quindi struttura elettronica 1S2. Simboli elettronici. L'idrogeno ha questo simbolo elettronico qui, al solito. Simbolo elettronico dell'azoto. Benissimo, lo facciamo subito. Questi sono i due elettroni in S, questi due elettroni in P, gli elettroni in PX, PY e PZ. Quindi la molecola dell'ammoniaca come sarà? Secondo voi quale sarà il rapporto di combinazione azoto-idrogeno? Vediamo se ci arrivate. Sarà uno di azoto e quanti di idrogeno? Ma guarda, come avete fatto a capirlo? Vabbè, è una cosa, diciamo, oramai avete seguito la lezione, quindi è ovvio che quando si crea un legame azoto-idrogeno, l'idrogeno ha soddisfatto tutte le sue esigenze, cioè l'orbitale 1s pieno, quindi dice sono contento. Ma l'azoto no. L'azoto quanti elettroni vuole? 3. Ogni atomo di idrogeno gliene porta uno, quindi per ogni atomo di azoto ce ne vorranno 3 di idrogeno. Quindi uno si va a piazzare qua portando il suo elettrone in dote, un altro si va a piazzare qua portando il suo elettrone in dote, un altro si va a piazzare qua portando il suo elettrone in dote. Va bene? Ovviamente ognuno, diciamo così, di questi legami è covalente polare. Anche in questo caso l'azoto è più elettronegativo dell'idrogeno, quindi la coppia di elettroni di legame permarrà mediamente nel tempo per più tempo dal lato dell'atomo più elettronegativo, per cui ci sarà un accumulo di carica negativa sull'atomo di azoto. Adesso però, per vedere se effettivamente la molecola sarà polare o non sarà polare, noi dobbiamo andare a preoccuparci della geometria molecolare della molecola di ammoniaca. Vedete, questo composto qui, NH3, si chiama ammoniaca, ha un nome d'uso, come l'acqua, nessuno si sognerebbe di chiamarla ossido di idrogeno, si chiama acqua e basta. Anche l'ammoniaca si chiama ammoniaca e basta, non ci sono nomi praticamente scientifici per l'acqua e per l'ammoniaca. Va bene? Allora,
sempre per quanto riguarda la geometria molecolare, quella ve la spiego domani. Come ho lasciato, diciamo così, per un attimo in sospeso il fatto che la geometria molecolare dell'acqua sia questa qui, adesso io vi mostro la geometria molecolare della molecola d'ammoniaca e domani vi spiegherò perché la molecola dell'ammoniaca tiene la strana forma che vi faccio vedere. La molecola dell'ammoniaca ha forma di piramide trigonale, cioè una piramide al cui vertice è sistemato l'atomo di azoto. E praticamente la base della piramide è un triangolo equilatero ai cui vertici ci sono i tre atomi di idrogeno. Va bene? Adesso, ripeto, vi spiegherò domani com'è che esce questa strana, diciamo, struttura, questa strana geometria molecolare. A questi tre legami compete ognuno di questi tre un vettore momento dipolare. Andando a fare la somma vettoriale dei momenti dipolari, abbiamo che le componenti orizzontali si annullano fra di loro e resta solamente la componente verticale. Cioè, in poche parole, la molecola di ammoniaca si presenterà come un dipolo permanente. È un dipolo in cui ci sarà un accumulo di carica negativa sull'atomo di azoto e il centro delle cariche positive si troverà praticamente nel baricentro di questo triangolo equilatero che costituisce la base della molecola d'ammoniaca. E quindi il vettore momento dipolare sarà diretto così. Anche la molecola dell'ammoniaca è polare. Va bene? Adesso, ultimo esempio, dopo passeremo al legame ionico. Qual è l'elemento che adesso scelgo? Bravissimo, il carbonio. Allora, vediamo il carbonio che combina. Il carbonio tiene Z uguale 6. Quindi struttura elettronica del carbonio è 1s2, 2s2, 2p1 e 2p2. Adesso praticamente, che cosa verrebbe di pensare? Verrebbe di pensare praticamente che all'atomo di carbonio, quindi scusate, 2p2, basterebbero due elettroni, uno qui e uno qui, per avere questi tre elettroni completi e l'altro resta vuoto. In effetti, quindi, si dovrebbe andare a formare una specie che dovrebbe avere formula CH2. Questa CH2 è una specie che si chiama metilene, ed è considerato nelle reazioni inorganiche, nelle reazioni praticamente dei composti del carbonio, come un intermedio di reazione, cioè una specie che ha una stabilità bassissima, la cui vita è di qualche brevissima frazione di secondo, perché essendo molto reattiva si trasforma in qualche cosa d'altro. Perché questo metilene è così instabile? Perché questa è la struttura elettronica del carbonio. Però, che cosa si può verificare? Si può verificare che se noi andiamo a fornire un pochettino di energia al carbonio, noi possiamo promuovere, diciamo così, l'elettrone che si trova al sottolivello 2s al sottolivello p. Va bene? Quindi, chiamiamolo questo carbonio con l'asterisco, atomo di carbonio eccitato. Eccitato che vuol dire? Vuol dire che gli abbiamo dato un pochettino di energia. Allora, la struttura elettronica dell'atomo di carbonio eccitato come sarà? Z è sempre uguale a 6, c'è un poco più di energia, quindi questo poco più di energia ne basta proprio poca poca, perché la differenza di energia tra il 2s e il 2p è molto piccola. Quindi questo sarà 1s2, 2s1, 2p1, 2p2,
2P3. Va bene? Allora, qualcuno di voi mo dirà: Panzina, tu pure sei strano come personaggio. Ci hai fatto una capa tanta fino adesso che in natura tutto tende alla minima energia possibile. Quando un sistema evolve, viene lasciato libero di evolversi, da solo si va a mettere il più comodo possibile, cioè all'energia minima possibile. Ma perché ci presenti questa struttura che, ce l'hai detto stesso tu, è più energetica di quest'altra? Perché praticamente questa struttura qui dell'atomo di carbonio eccitato permette però la formazione di 1, 2, 3, 4 legami, mentre invece questa struttura dell'atomo di carbonio non eccitato permette la formazione soltanto di 1 e 2 legami. Pertanto, nel computo globale dell'energia che viene restituita dal sistema all'ambiente quando si forma il legame chimico fra carbonio e idrogeno, è molto più vantaggiosa la struttura elettronica del carbonio eccitato, perché è vero che c'ha un po' più energia di questo, ma questo permette la formazione di 4 legami, cioè poiché ogni legame CH mi permette di abbassare l'energia del sistema, questo mi permette di abbassarlo 4 volte, questo mi permette di abbassarlo solo 2 volte. Quel pochino di energia che ha in più questa struttura qui è controbilanciato in eccesso dal fatto che io qui formo 4 legami piuttosto che io qua formo 2 legami. Quindi la struttura per effetto della quale il carbonio mi darà dei legami non sarà quella lì che è scritta qui, ma sarà quella lì dell'atomo di carbonio eccitato. Per cui l'atomo di carbonio avrà la possibilità di formare 4 legami con l'atomo di idrogeno e la formula del carbonio sarà CH4. Questo CH4, ve l'ho già detto chi è il metano. Vogliamo andare a vedere i simboli elettronici? Vediamoli subito. Simbolo elettronico dell'idrogeno, come al solito, è questo qui. Simbolo elettronico del carbonio. Il carbonio eccitato avrà questo simbolo elettronico qui, vedete? Sono 1, 2, 3, 4 elettroni, quindi 1, 2, 3, 4. Allora, un atomo di idrogeno si va a sistemare qui col suo elettrone, un atomo di idrogeno si va a sistemare qui col suo elettrone, un atomo di idrogeno si va a sistemare qui col suo elettrone, un atomo di idrogeno si va a sistemare qui col suo elettrone. Formula CH4. Quindi se vogliamo andare a presentare la molecola del metano con una formula di struttura, possiamo anche presentarla così. Va bene? Chiaro? Adesso, per quanto riguarda la polarità di questa molecola, abbiamo che dobbiamo andare a vedere come è fatta nella realtà. In effetti, vi ripeto, tutti i problemi di geometria molecolare li ho rimandati a domani. Adesso vi chiedo di, diciamo così, di accettare semplicemente le geometrie molecolari che vi presento. Domani vi spiego perché escono queste geometrie molecolari. Dunque, praticamente la geometria molecolare del metano è tale che l'atomo di carbonio si trova al centro di un tetraedro e ai vertici di questo tetraedro si trovano 4 atomi di idrogeno. Il tetraedro che cosa sarebbe? Il tetraedro praticamente è quel solido che è costituito da 4 facce triangolari e questi 4 triangoli sono triangoli equilateri. È chiaro? Adesso, per farvi capire bene, un tetraedro non è facile andarlo a disegnare sulla lavagna perché è un solido. Quindi se il carbonio giace sul piano della lavagna, questo idrogeno giace sul piano della lavagna, questi due idrogeni qui stanno avanti al piano della lavagna e questo idrogeno che ho disegnato tratteggiato qui sta indietro del piano della lavagna. Quindi praticamente sarebbe una struttura fatta così, vedete? Chiaro? Adesso ragioniamo, facciamo il ragionamento sulla polarità. Abbiamo detto che ognuno di questi legami carbonio-idrogeno è un legame covalente polare.
Anche in questo caso il carbonio è più elettronegativo e gli piacciono più gli elettroni dell'idrogeno. Quindi avremo un vettore momento dipolare diretto praticamente verso, diciamo così, l'atomo di carbonio. Adesso, per andare a vedere la polarità globale della molecola, dobbiamo andare a fare la somma vettoriale di questi quattro vettori. Adesso, se noi andiamo a fare la somma vettoriale di questi quattro vettori, la somma vettoriale di questi quattro vettori sarà esattamente uguale a 0. Cioè, se noi andiamo a scomporre questi quattro vettori nelle loro componenti secondo i tre assi cartesiani, queste componenti nei tre assi cartesiani risultano avere somma algebrica perfettamente uguale a 0. Quindi questo che cosa significa? Significa che nonostante nella molecola del metano i legami siano covalenti polari, la struttura non si presenta come un dipolo, si presenta perfettamente apolare. Perché? Perché praticamente i vari vettori momento dipolare, la somma vettoriale si annullano fra di loro. Pertanto, se vogliamo andare a concludere il discorso sulla polarità di una molecola e sulla esistenza dei legami covalenti polari, covalenti puri, cosa possiamo dire? Possiamo dire che se i legami di una molecola sono tutti quanti covalenti puri, la molecola è sicuramente apolare. Poi, se noi abbiamo un legame covalente polare e nella molecola ci sono solo due atomi, la molecola sarà sicuramente polare. Se ci sono più atomi della molecola, noi potremmo dire che, con terminologia di tipo matematico, condizione necessaria affinché la molecola sia polare e che i legami siano covalenti polari. Ma questa non è una condizione sufficiente. Perché? Se la molecola è simmetrica e tutti quanti gli atomi che sono coinvolti nella formazione dei legami covalenti polari sono tutti uguali tra di loro, ciò che accade nella molecola del metano, noi abbiamo che la somma vettoriale di questi vettori momento dipolare risulta essere uguale a 0. Quindi globalmente la molecola non si presenterà come un dipolo permanente. Chiaro? E sarà globalmente apolare. Chiaro? Però, punto a caso, che qui invece di esserci un atomo di idrogeno, c'era, che ne so, un atomo di cloro, e avevamo per esempio il clorometano, a questo punto la molecola sarebbe stata polare. Perché? Perché il vettore momento dipolare dove ci stava il cloro sarebbe stato diverso dagli altri vettori momento dipolare e quindi la somma algebrica dei vettori non sarebbe stata uguale a 0. Bene? Ci sono problemi su tutto quanto quello che sono andato dicendo fino adesso? Va bene?